e la faccio conto di applauso a loro di essere bellissimo. Buonasera a tutti, naturalmente vi ringrazio per aver partecipato, ringraziamo i ragazzi della bibliotechina, in particolare Leonardo Scuderi che ha messo a disposizione questo bellissimo posto e vi ringraziamo soprattutto per la condivisione di un progetto che è nato da un sogno di Mary Claire, ora ve lo racconterà, e al quale si stanno aggiungendo altre associazioni. Abbiamo qui Lutto e Crescita, un gruppo di psicologhe che si occuperanno anche del recupero psicologico di queste donne superstiti del genocidio. Abbiamo i ragazzi di Marchio Social che si occuperanno della realizzazione di un campo di calcio e di una scuola di calcio giù a Butare nel sud del Ruanda. Tutti piccoli progetti e tanti altri che stanno nascendo anche qui sul territorio di Roma, di scambio tra... Vogliamo creare dei ponti di solidarietà anche tra chi è emarginato nella nostra società e non ha avuto la fortuna come l'abbiamo avuta noi, io, Mary Claire e tanti altri, di integrarci con un lavoro, un riscatto sociale. Ora vi passo Mary Claire e di nuovo buona serata e grazie a Dadarà. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a tutti di essere qua questa sera e siamo lieti proprio di avere tutti qua, tutti gli amici che siete venuti qua a sostenerci e un ringraziamento anche innanzitutto a Badarà che ha accettato, insomma, che ci offre questo concerto, un ringraziamento a Leonardo che ci ha offerto, come diceva Nicoletta, e un ringraziamento particolare al nostro console Francesco Alicicco che ci ha onorato della sua presenza. Un ringraziamento a tutte le associazioni che si sono unite a noi, che credono anche in noi per poter realizzare questi progetti, questi piccoli progetti. Quando noi abbiamo iniziato a creare questa associazione, insomma, all'inizio eravamo titubanti, poi ci siamo appoggiati ad altre associazioni come la Casa dei Diritti Sociali che ci ha dato tutti, diciamo, che ci ha aiutato proprio dall'inizio, dalla formazione dell'atto costitutivo e ci ha, diciamo, ci ha accompagnato fino adesso anche nel realizzare alcuni progetti. E l'altra volta Nicoletta mi chiedeva, diciamo, anche la scelta del logo. Allora, la scelta del logo è fatto da un paniere e da, diciamo, una striscia verde. Il paniere, diciamo, è, come avete visto, è un simbolo, diciamo, particolare, che un paniere si offre a una ragazza quando si sposa, quando forma la sua famiglia, perché un paniere è anche un modo per custodire la ricchezza della famiglia oppure anche i segreti. E quindi è un, diciamo, un oggetto particolare, insomma, simbolico anche, diciamo, esistono anche, adesso fanno anche le matriosche, diciamo, di questi panieri. E quindi ho scelto questo simbolo come, diciamo, che racchiude, diciamo, un simbolo di una ragazza, di una donna e che può mettere, diciamo, che accompagna, che lo accompagna, diciamo, dall'inizio della sua vita, diciamo, anche per tutta la sua vita. E poi c'è anche una striscia verde che significa, diciamo, il simbolo del Ruanda, che Ruanda è un paese che viene detto anche un paese delle mille colline, oppure la Svizzera dell'Africa, quindi raffigura, diciamo, tutta, diciamo, sia la parte culturale che la parte, diciamo, geografica del paese. E invece per quanto riguarda i nostri progetti, noi lavoriamo qui in Italia come, diciamo, per la parte dell'integrazione e dell'intercultura e, diciamo, lavoriamo anche nelle scuole. E poi ci sono anche, lavoriamo adesso anche in Africa, in particolare in Ruanda. E lì vogliamo, diciamo, intervenire tramite i nostri progetti e vogliamo sostenere le donne superstiti anche del genocidio per poter restituire, diciamo, la dignità persa, la stima, in quanto queste persone, quando parli con loro, a seconda di questa, purtroppo, di chi soffre di questa sindrome post-traumatica da stress,
presenta questo disagio sociale, e quindi trovi queste persone che non hanno lavoro, no, anche chi ce l'ha non lo riesce a mantenere in un certo periodo di tempo, quindi abbiamo voluto aiutarli diciamo, creando per loro diciamo, un lavoro per dare dignità, perché quando si ha il lavoro si ha la dignità e si riesce anche ad affrontare alcune difficoltà di tutti i giorni. E quindi abbiamo cercato diciamo, tramite questi progetti dare dignità a queste persone, e siamo stati fortunati che abbiamo incontrato le persone che ci hanno creduto, e tra l'altro un ringraziamento veramente con il cuore alla Tavola Valdese che ci ha sostenuto questo progetto delle donne di Butare, che sono queste persone che abbiamo creato questa cooperativa. A giugno sono andata in Ruanda, abbiamo creato questa cooperativa di questi oggetti che diciamo che sono esposti questa sera, e queste persone li hanno, ho visto proprio l'inizio di come l'hanno fatti, la spesa proprio della paglia, del colore, dell'ago per poter fare queste cose, quindi anche a me mi sono sentita insomma abbastanza diciamo che ho potuto diciamo dare un minimo di dignità a queste persone, perché a volte creare il lavoro gli permette anche di uscire da questa povertà, perché poi trova queste persone che hanno questo diciamo questa capacità, però non hanno la base per poter iniziare. Invece grazie alla Tavola Valdese abbiamo potuto dare anche a queste 40 donne che fanno parte di questa cooperativa di avere questa dignità, e speriamo di continuare ad avere diciamo a continuare ad aiutare anche tante altre come loro con altri progetti. E poi sono andate anche a contattare sia l'università per poter diciamo anche formare le persone per quanto riguarda magari le persone che danno le testimonianze, perché adesso diciamo che la ferita è ancora aperta in Ruanda, quindi è difficile dare le testimonianze, quindi avevamo pensato di contattare magari i ragazzi della facoltà di giornalismo per aiutarci anche a raccogliere le testimonianze, magari negli anni prossimi i nipoti potranno sapere quello che è successo in Ruanda anche negli anni futuri. E poi abbiamo contattato, insomma ho contattato anche gli ospedali, sono andata a Butare nell'ospedale psichiatrico di Karaes, dove ho parlato con il dirigente di questo ospedale, che ha accolto la nostra proposta di poter formare i psicologi per aiutare le persone che hanno questa sindrome post-traumatica da stress. E quindi ne ho parlato con l'associazione Lutto e Crescita, e anche loro hanno accolto questa, diciamo, questa iniziativa, e quindi vogliamo andare a formare i psicologi in Ruanda per poter aiutare le persone sul posto, perché noi abbiamo avuto questa esperienza in famiglia e abbiamo visto che diciamo, si può vivere nonostante il trauma, ma riprendersi, soprattutto riprendere la dignità avendo un inserimento nella società, che è un momento diciamo particolare. Quindi speriamo con questi progetti che stiamo cercando alcuni stanno in atto, alcuni diciamo rifaremo, speriamo di poter realizzare tanti progetti per queste persone che soffrono di questa sindrome post-traumatica da stress. E un ringraziamento a tutti voi, e veramente grazie di cuore, sono un po' emozionata, grazie. E volevo dare la parola a Silvia, che rappresenta l'associazione Lutto e Crescita, che ci farà sapere insomma questa loro, diciamo, il loro ruolo in tutti questi progetti che stiamo facendo per le persone in Ruanda, ecco. Prego. Grazie Marie Claire, anche se ha detto già tanto,
Appunto, io sono socia fondatrice dell'associazione Lutto e Crescita, che è un istituto di intervento, formazione e ricerca sul potere trasformativo della perdita e del trauma. E siamo un team di psicoterapeuti che desideriamo, in collaborazione appunto con Humollus, Bene Ruanda, CIFE, desideriamo supportare le persone che soffrono di disagi da disturbo post-traumatico da stress e disturbo da lutto prolungato, aiutandoli con dei percorsi di psicoterapia brevi, e non solo qua a Roma, ma anche sul territorio del Ruanda. E per farlo appunto abbiamo bisogno di tante risorse. È un progetto complesso perché comunque si tratta proprio di favorire il benessere a lungo termine di queste persone, per cui abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi proprio per favorire la crescita di queste persone, una crescita post-traumatica. Io credo che, penso che se siete qua lo pensate anche voi, che tutti ne hanno il diritto di avere una crescita. Speriamo di avere questo aiuto. Sabato 19 ottobre, presso la sede del CIFE a Roma, per chi è interessato, organizzeremo proprio un incontro dal titolo Uno sguardo al futuro del Ruanda, crescere dopo il trauma. Chi è interessato magari vi diamo delle informazioni più dettagliate. Grazie a tutti di essere qua e grazie a Marie Claire. Grazie a tutti, e adesso voglio continuare la serata facendo un ringraziamento veramente grande a Nicoletta, che ci ha proprio dato una mano veramente grande. Grazie a lei e questa serata è stata fatta. Un ringraziamento a tutti i ragazzi, a tutti i volontari, veramente grazie di cuore, senza di loro non si sarebbe fatta la serata, quindi grazie veramente, grazie a tutti voi e continuiamo con la serata, grazie.